Due casi di scuole al freddo nel Magentino e nell'Abbiatense, il liceo Quasimodo di Magenta e il Bachelet di Abbiategrasso, due istituti dove l'ondata di gelo ha causato una discesa delle temperature non consona, secondo il parere di studenti e genitori. Al Bachelet di Abbiategrasso in particolare sono stati gli stessi ragazzi a misurare la temperatura, che ieri è arrivata a 9,6 gradi centigradi. Gli episodi si ripetono da fine novembre e dicono una situazione pressoché insostenibile sia per loro che per i professori, che si trovano a dover star fermi per tante ore in classe, mentre al Quasimodo a Magenta alcuni studenti hanno protestato in corridoio. Le scuole superiori sono di proprietà della città metropolitana di Milano, e questo l'ente che dovrà intervenire per risolvere i problemi alle caldaie, un tema che abbiamo discusso con il rappresentante di istituto per i genitori del Quasimodo, Andrea Oltolina. Il problema del Quasimodo non è un problema del Quasimodo, è un problema della scuola italiana in generale. In questi giorni di freddo intenso tante scuole come il Quasimodo si trovano ad affrontare il problema dei riscaldamenti, che non sono efficientissimi. Abbiamo degli edifici abbastanza vetusti, con di conseguenza un riscaldamento a volte non sempre perfettamente funzionante. Per quanto riguarda specificatamente il Quasimodo, in realtà le prime avvisaglie di malfunzionamento il personale di città metropolitana, che di cui è competente l'apparato, si è messo in moto e, a mio modo di vedere, sta risolvendo il problema. Poi il consiglio di istituto, una volta che ho sentito la preside, subito lunedì stesso ho avuto da lei rassicurazioni sul fatto che l'intervento era in corso, sul fatto che avrebbe controllato. Mi sento di dire: stiamo a vedere, vediamo come funzionerà il sistema di riscaldamento dopo l'intervento di città metropolitana, e poi consideriamo eventualmente altro da fare. Certo è che la presidenza, la dirigenza e i professori mi sono sembrati comunque in questa prima fase, nella prima fase di lunedì, assolutamente disponibili ad affrontare il problema.